dice, tu lo percepisci, quindi già manderai un segnale molto forte. Poi, da questo punto di vista, che fare? Da questo punto di vista, se la persona ti ha rifiutato, tu devi mantenere un distacco, diciamo così, ma una volta che ti sarai somministrato le emozioni, sarà molto più facile mantenere il distacco, non fare neanche fatica, e iniziare a cercare altre persone. Ora, poi dipende dalla situazione che vive questa persona, è sempre complesso andare a capire esattamente come stanno le cose, però la cosa fondamentale è che se per caso avete una cerchia di amici o qualcosa, tu devi insomma iniziare, una volta che hai tolto il rifiuto, a renderti interessante verso altre persone, sia che sei uomo che sei donna, devi uscire a renderti interessante ad altre persone, sia che nel momento in cui altre persone saranno interessate a te, tra virgolette, ti inseguiranno, ti corteggeranno, sia che sei uomo che sei donna, anche se questa persona non lo vede direttamente, cioè non lo percepisce sempre a livello energetico. Ovvio che se lo vede, da un punto di vista grossolano, diciamo così, si utilizzano anche i cinque sensi, la cosa resta ancora più semplice, resta ancora più facile, perché la persona inizierà anche ad essere interessato da questo punto di vista, inizierà anche ad avere, diciamo, un interesse, cioè inizierà anche a vedere a livello logico che, come dire, che il meccanismo della preselezione si innesca. Ecco, quel momento in cui si innesca il meccanismo della preselezione, o diciamo attraverso una situazione, o attraverso l'altra, o attraverso una situazione più sottile, o attraverso una situazione energetica, beh, è probabile che inizi a viversi il senso di colpa, perché ti hai rifiutato se tu ti sei proposto. Perché magari ti hai messo dei vincoli, ti hai messo delle cose che tu non hai accettato, ma comunque è stato un rifiuto. Cioè, se io mi rivolgo a una persona e gli dico, beh, io però ci sto solo se è una relazione seria, questo cioè non ne voglio sapere, mi ha rifiutato la mia proposta, no? Ad esempio. Quindi a livello energetico questo si percepisce, e nel momento in cui lo percepisce sentirà come dal di dentro una forza che la spingerà in qualche modo a cercarti. Quindi tu non devi fare assolutamente niente, devi fare esattamente quello che ti ho detto. Se tu fai esattamente quello che ti ho detto, ci sono buone possibilità a che si rimanifesti, e allora se si rimanifesta magari indirettamente con qualcosa, tu a quel punto lì devi far vedere che non sei più interessato o interessata, perché allora deve scalare la montagna per riaverti. E io ne ho viste tantissime situazioni di questo genere, che inizialmente non volevano, poi avrebbero fatto carte false per riuscire ad avere questa relazione. Ecco, quindi questa è la cosa che devi imparare a fare, e ripeto, non è così difficile, l'importante è lavorare su se stessi. Noi dobbiamo sempre partire da noi stessi, perché noi siamo il centro del mondo da questo punto di vista, e dobbiamo essere autoreferenziali, cioè non dobbiamo fottercene di quello che gli altri possono pensare per qualunque motivo. Bene, per questo video è tutto, ti ricordo l'appuntamento di Torino venerdì 6 marzo alle 20:45, elimini i blocchi emotivi per avere la felicità che meriti, e il riferimento è 333-1511-703. Ti ricordo inoltre che puoi abbonarti al canale Massimo Tramasco andando sulla home page del canale Massimo Tramasco, e a fianco al tastino iscriviti trovi il tastino abbonati. Abbonati e puoi iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. Ciao a tutti.